Ma hai visto come non sono banali i comandamenti che servono anche per noi adulti? Sì, hai ragione. Difatti mi ha colpito molto la spiegazione che ci ha dato Don Mirko. Io quasi quasi continuerei a Sì, chiedergli molto di andare interessante. avanti. Sì, molto chiaro. Chiediamoglielo. Sì, dai. Sì. Eccomi qua, ciao. Ciao, Don. Ciao, ciao. Beh, cosa dite? Continuiamo con i nostri comandamenti, Continuiamo, perché sì. ce ne mancano ancora, siamo Siamo arrivati. curiose, allora Beh, vorremmo sì. andare Va avanti. bene. Continuiamo. Allora, il prossimo comandamento è il comandamento che dice: onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Ma Don, ma se i comandamenti sono delle leggi, perché non è indicata una pena? Hai notato una cosa importante, cioè tutti questi comandamenti che noi stiamo leggendo non sono come le leggi normali, cioè devi fare questa cosa, se non la fai sarai multato, andrai in prigione, perdi questi diritti, eccetera. Come mai? Per il fatto che noi li chiamiamo comandamenti, li chiamiamo leggi, in realtà il modo corretto di parlare di queste espressioni è le 10 parole. Sono 10 parole che Dio rivolge al popolo di Israele. Quindi, prima di essere leggi, sono parole per la vita, sono parole per la libertà. Chiaro che poi, per approssimazione, sono come delle leggi, però colpisce il fatto che non si parli mai di una pena per coloro che non rispettano questi comandamenti. Il che vuol dire che Dio è interessato, prima di tutto, a dire: io sono colui che ti ha liberato. E per il tuo bene, per la tua vita, per la tua libertà, ti dico quali sono i confini da non superare. Quindi non devi avere altri dèi, io sono l'unico Dio, non farti altri idoli nella tua vita, cioè non perdere la tua vita per dei falsi valori, puntando tutto su realtà che non sono la tua altezza. Poi dice: ricordati di celebrare il giorno della festa per ascoltare la parola di Dio, per stare insieme agli altri, per vivere meglio la tua vita, la tua libertà, per non essere schiavo, diremmo noi, del lavoro, o schiavo della tecnologia o di quello che volete voi. Io direi anche di non essere schiavi dello sport, di tante altre cose comunque, di mantenere una dimensione di libertà. E anche i prossimi comandamenti, vedrete, sono sempre per la libertà dell'uomo. Ma Don, prima che tu vada avanti, qual è il vero significato del verbo onorare? Che è un verbo che non si usa più Sì, è un tanto. verbo forte. E infatti questo comandamento, secondo me, davvero ci riserverà delle sorprese. Normalmente questo comandamento ci è stato insegnato a catechismo dicendo: bisogna obbedire al papà e alla mamma. Per cui alla fine, nelle confessioni dei bambini, il grande peccato è: non ho obbedito alla mamma. In realtà, quando Dio lascia questa parola al popolo di Israele e a tutti noi, ci dice che dobbiamo onorare il padre e la madre, noi adulti, quando i nostri genitori saranno anziani. E cioè, quando i tuoi genitori saranno anziani, prenditi cura di loro, anche se non ci sono più con la testa, anche se sono presi da 1000 acciacchi nel fisico, non abbandonarli, ma prenditi cura di loro come loro sono presi di cura di te quando eri bambino. Quindi vedete che non è tanto la questione per il bambino di obbedire al genitore, che c'è, ma non è quello il fatto. La questione riguarda persone adulte di fronte ai loro genitori anziani. E nella mentalità ebraica, onorare i genitori vuol dire assistere i genitori nell'anzianità, nella malattia e anche nella morte, cioè facendo sì che questi genitori venissero sepolti secondo, insomma, tutti i crismi, con tutta la devozione che c'era nella religione di Israele. Quindi vedete che questo comandamento non è più un comandamento da bambini come siamo stati abituati a pensarlo, ma è un comandamento davvero faticoso. Se pensiamo a certi casi di genitori anziani e di figli adulti che si prendono cura di loro con grandi sacrifici, con grande fatica. Questo è il senso del comandamento che ci viene indicato. C'è poi un altro comandamento che dice: non uccidere, non ucciderai. Attenzione! Vi voglio far vedere come questo comandamento abbia vissuto un'espansione, potrei dire un miglioramento. Al tempo di Mosè, questo comandamento voleva dire: tu non puoi uccidere a tradimento alle spalle una persona. Ma c'erano dei casi in cui era un dovere uccidere le persone, ad esempio nella guerra. C'era la pena di morte di fronte a certi crimini. E non era un diritto quello di uccidere, ma era un dovere, per dirvi come la società allora fosse diversa dalla nostra. Questo comandamento di per sé dice solo:
è vietato uccidere a tradimento una persona innocente che non c'entra niente. Poi si è evoluta la morale e per fortuna ai nostri giorni noi diciamo non uccidere. E per fortuna in tante nazioni del mondo è stata vietata la pena di morte, non c'è più la pena di morte. Vedete come allora anche i comandamenti possono un po' alla volta umanizzarsi, crescere sempre di più. E lo stesso vale per il comandamento successivo che dice non commetterai adulterio. Nasce come comandamento in maniera riferita all'adulterio in una vita di coppia, solamente quello, e poi nel corso del tempo si è esteso a tante altre tipi di mancanze che riguardano il campo, diciamo, della sessualità. E quindi il principio è: perché non commetterai adulterio o atti impuri? Per la bellezza della tua persona, perché la tua persona possa fiorire fino in fondo. Ogni amore non può che essere un amore vero, un amore autentico, e quindi non scherzare sui sentimenti degli altri, non scherzare con la tua vita, legati a una persona, vivi la sessualità e l'amore in maniera bella, con serenità e tante altre cose del genere. Però direi che anche questo comandamento, che inizialmente vietava l'adulterio e basta, in realtà poi ci fa parlare della bellezza, della possibilità di vivere il mondo degli affetti, la sessualità, in una maniera, direi, secondo il Vangelo. Segue un altro comandamento, non ruberai. Anche qui probabilmente vi stupirò, ma inizialmente questo comandamento voleva dire è vietato rapire le persone. Qui non era rubare delle cose, che forse hanno a che fare con un comandamento che viene dopo, non desiderare le cose degli altri. Quello forse era il divieto del furto. Non rubare inizialmente nasce come divieto dei rapimenti. Infatti in quell'epoca era molto diffuso il rapire le persone e renderle schiave del proprio popolo, della propria casata. Naturalmente per noi non rubare è un comandamento molto importante e tante volte disatteso. E direi che qui a livello proprio di morale sociale bisognerebbe insistere sul fatto di non rubare e di non togliere agli altri ciò che è loro diritto. Anche questo vuol dire non rubare. Un altro comandamento interessante è questo: non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Ma donna, posso farci una domanda? Sì. Allora, ma è questo il comandamento che dice di non dire bugie? Sì, noi abbiamo, a mio parere, semplificato questo comandamento dicendo non bisogna dire bugie. Naturalmente dicendolo e spiegandolo ai bambini abbiamo detto bisogna sempre dire la verità al papà e alla mamma, ai maestri, eccetera. In realtà questo comandamento è un comandamento serio che riguarda gli adulti. Questo comandamento ci dice che quando sei in tribunale, quando sei nella società pubblica, è gravissimo mettere in giro voci false su una persona, perché in tribunale una voce falsa, una falsa testimonianza può portare anche alla prigione, può portare alla morte, poteva portare alla morte di una persona una falsa testimonianza. E nella società noi sappiamo che basta una parola sul giornale, basta una parola detta sui social per screditare e rovinare la vita di una persona, anche se l'accusa fosse falsa. E quindi il comandamento è molto serio, dice guarda, quando si parla sul serio non devi dire falsità sulla vita delle altre persone. Questo non vuol dire che poi nella nostra vita con i bambini, tra di noi, non ci possano essere delle piccole bugie dette a fin di bene. Esempio, se un mio nipote, un bambino, fa un disegno che obiettivamente non è bello e mi chiede è bello, è chiaro che dirò è bello. Se un ragazzo che sta iniziando a suonare uno strumento musicale mi fa sentire la sua esecuzione, dirò naturalmente che ha suonato benissimo, che è bravissimo, anche se questa fosse una bugia. Ma capite che questo comandamento non vieta le bugie a fin di bene, vieta invece di parlare male degli altri, di parlare alle loro spalle, di mettere in giro dei discorsi sibillini che rovinano la vita delle persone, perché la lingua ferisce più che la spada, no? Quindi il comandamento è un comandamento molto serio e direi avrebbe molto da dire rispetto, ad esempio, a certe discussioni che vediamo fare anche da noi nel Senato, nel Parlamento, eccetera, riguardo al dire le cose con carità e al costruire insieme le cose piuttosto che
sparlarsi e rovinarsi la vita gli uni gli altri. Andiamo avanti all'ultimo comandamento, che dice: non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Nell'ebraismo questo comandamento è unico, nel mondo cristiano sono stati fatti due comandamenti a partire da questo testo. Il primo dice: non desiderare la moglie del tuo prossimo, e poi non desiderare le cose del tuo prossimo. Cosa vuol dire desiderare? Si discute, in realtà non ho una risposta precisa. Secondo qualcuno, desiderare non è questione di pensiero, ma è proprio di azione, cioè non bramare, non impossessarti delle cose del tuo prossimo, quasi non rubare. Secondo qualcun altro invece il comandamento, la parola di Dio si raccomanda di non rovinarsi nemmeno la vita nel pensiero, nel tormentarsi per l'invidia delle cose che hanno gli altri. Potrebbe essere questo forse l'aspetto, cioè la tua vita è una vita bella, libera in sé, non hai bisogno di fare i confronti con le altre persone, perché ogni volta che facciamo confronti con le altre persone poi ci rimaniamo male, rimaniamo bloccati. Invece, se noi diamo fede e credito al ruolo speciale che ciascuno di noi ha agli occhi di Dio, e tutti noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, davvero non c'è tempo e non dobbiamo spendere energie per il confronto con gli altri. Ma lui è più ricco, ma lui è più intelligente, ma lui ha più amici. Cose del genere ci rovinano sempre la vita. E invece bisognerebbe valorizzare più di tutto la nostra umanità e farla fiorire alla ricerca sempre di una libertà più grande che sta davanti a noi. Penso che questo sia il modo giusto di intendere anche questo comandamento. Dopo aver pronunciato i 10 comandamenti, il testo della Bibbia ci racconta un po' del contesto. Dice: tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo: non abbiate timore, Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore sia sempre su di voi e non pecchiate. Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura dove era Dio. Don Mirko, in questo passo della Bibbia Dio appare molto temibile, ma Gesù ti dice che è buono. Perché appare così? Sì, allora, non posso nascondere che il testo della Bibbia ci parla di tuoni, lampi, fulmini, e Dio appare tremendo in questo suo rivolgersi a Israele. E infatti è solo Mosè che può salire sul monte, il popolo deve stare lontano, altrimenti morirà se supera una certa soglia. Il popolo ha paura e dice a Mosè: parla tu con Dio, noi non vogliamo averci a che fare perché abbiamo paura di morire. L'Antico Testamento in alcuni passi trasmette questa immagine di un Dio da tenere buono, rispetto al quale avere non solo un santo timore ma proprio paura. Per fortuna, dico io, ci sono pagine dell'Antico Testamento in cui emerge che Dio è padre, che Dio è madre, che Dio è misericordioso. E poi tenete presente che questo è il modo di esprimersi di uomini che hanno scritto queste pagine e che davanti a loro avevano un contesto culturale in cui le divinità, e quindi anche il Dio di Israele, erano temibili più che amabili. Un po' alla volta, e penso alla figura di Gesù, si dirà che Dio ama l'umanità, che Gesù è venuto non per condannare ma per salvare il mondo, e si respira un'aria un po' diversa. Però c'è stato un processo che ha permesso agli uomini di comprendere sempre meglio il volto di Dio. E così noi, un po' alla volta, concludiamo anche i nostri comandamenti e questo brano che riguarda il monte Sinai, dove Israele ha ricevuto i comandamenti, le leggi. Abbiamo visto finora i comandamenti, dobbiamo ancora vedere il dono della legge che Dio ha rivolto al suo popolo. Ma noi fino adesso abbiamo letto i 10 comandamenti, però Gesù ci ha lasciato un unico comandamento dove dice di amare noi stessi e il prossimo, e quindi che rapporto c'è? Sì, Gesù ha detto: vi lascio un comandamento nuovo, che vi amiate come io ho amato voi. Potremmo dire che Gesù sintetizza i 10 comandamenti
dicendo da un lato si tratta di amare Dio e di amare il prossimo, ancora più in sintesi Gesù dice amatevi come io vi ho amato. Quindi vedete che anche i comandamenti non sono delle, come si può dire, delle pietre immutabili che non possono essere spostate. Gesù stesso ha portato a un passo avanti rispetto agli stessi comandamenti, ha fatto una sintesi, però abbiamo bisogno, a mio parere, anche di ricordarci vari aspetti dei comandamenti per i casi della vita, perché questa sintesi di Gesù, amatevi come io vi ho amato, è altissima, ma a volte facciamo fatica a capire concretamente cosa vuol dire amatevi come io vi ho amato. Davanti a noi c'è l'esempio di Gesù, ma abbiamo bisogno forse di qualche paletto in più anche per le nostre giornate concrete e il nostro stare nel mondo.